In realtà, una parte sempre maggiore del corpo vitale si attacca ai veicoli superiori e li segue nel mondo del desiderio. Essi costituiscono la base della coscienza durante il nostro soggiorno in purgatorio e nel primo cielo, e generalmente perdurano fino all'entrata nel secondo cielo, dove avviene l'unione con le forze della natura, nel tentativo di creare un nuovo ambiente in una vita successiva. In quel momento lo spirito ha assorbito quasi completamente il corpo eterico. Ciò che rimane della natura materiale non tarda a scomparire in breve tempo. Ma ci sono esseri di natura inferiore che persistono nel vizio e indulgono in pratiche aberranti, in una vita animalesca, compiacendosi delle sofferenze che provocano al prossimo. Talvolta si dedicano pure a pratiche occulte, nell'intenzione perversa di conseguire un maggiore potere sulle loro vittime. Le loro pratiche diaboliche determinano necessariamente l'irrobustimento del corpo vitale. Si tratta di casi estremi in cui la natura animale ha preso il sopravvento e dove l'anima non si è mai manifestata nel corso delle vite precedenti. In queste condizioni, la scissione nel corpo vitale, di cui abbiamo parlato, non può assolutamente prodursi al momento della morte. Allora, questo corpo ritorna interamente al corpo denso e si disintegra contemporaneamente a lui. Se tutto avviene in questo modo, non è che un male minore. La vita cattiva termina e la cosa non ha una portata considerevole. Disgraziatamente, capita quasi sempre che il corpo vitale si aggrappi in modo così forte al corpo del desiderio, per cui la separazione non è più possibile. Abbiamo visto che quando un uomo vive secondo la natura superiore, i suoi veicoli spirituali vengono nutriti a detrimento dei veicoli materiali. D'altra parte, quando la coscienza dell'ego si concentra sui veicoli inferiori, questi ultimi si rafforzano estremamente, con grande pregiudizio di quelli superiori. Non bisogna perdere di vista che la vita del corpo del desiderio non termina al momento della partenza dello spirito e che esso conserva, almeno in parte, la propria coscienza. Nella maggior parte dei casi, per qualche giorno dopo la morte, il corpo vitale possiede ancora le sensazioni. Da ciò le sofferenze causate dalle imbalsamazioni premature e dalle autopsie praticate dopo la morte. Ma quando il corpo vitale si è indurito nel corso di un'esistenza spregevole, ha acquisito grande resistenza e si attacca alla terra fino al punto di nutrirsi degli odori delle vivande e delle bevande alcoliche. Questo tenace corpo vitale può fissarsi su alcune persone con le quali riesce a mettersi in contatto e a spese delle quali vive da parassita, succhiandole come vampiro. È così che un essere perverso riesce a vivere, a nostra insaputa, in mezzo a noi, per anni interi. Egli è molto più dannoso di un malfattore comune, il quale, se compie dei misfatti, può cadere nelle reti della giustizia, mentre questa entità, aggrappata alla terra, spinge le persone al vizio e alla delinquenza e rimane impunita. Perciò, essi sono le più grandi minacce per la società. Mandano in carcere numerose vittime, rovinano molti nuclei familiari e provocano una quantità incredibile di sofferenze. Naturalmente abbandonano la loro preda quando questa cade nelle mani della giustizia e si compiacciono delle sofferenze e del suo dolore, cose che fanno parte dei loro piani diabolici. Per colui che si dedica alle investigazioni nella memoria della natura, è interessante constatare come questa interpenetrazione del corpo vitale e del corpo del desiderio fosse dominante nei tempi antichi.
più andiamo indietro nel tempo, più troviamo nel nostro passato umano delle crudeltà. Ci si può immaginare quale triste sorpresa è stata per noi quando ci siamo resi conto che tale ferocia è tuttora diffusa in questi nostri tempi, in cui la forza bruta regna ancora incontestabilmente. Ci è stato insegnato che l'egoismo e i desideri sono stati primitivamente incoraggiati sotto il regime di Geova per incitare l'uomo all'azione. Col passare dei secoli, questo stato di cose aveva indurito il corpo del desiderio, ad un tal punto per cui al momento dell'avvento di Cristo quasi nessun uomo viveva una vita pura, degna del cielo. Spiriti aggrappati alla terra, come quelli di cui ci occupiamo in questo capitolo, gravitano verso le regioni inferiori del mondo del desiderio che il mondo eterico compenetra. Tali spiriti sono costantemente in contatto con le persone inclini a coadiuvarli nei propri disegni malvagi. Restano pertanto attaccati alla terra per un periodo che può variare dai 50 ai 60 anni. Si sono anche verificati casi estremi in cui gli spiriti malefici rimasero fissi nel medesimo ambiente per secoli. Quando lo spirito lascia il corpo del peccato, così definito in opposizione al corpo anima, per entrare nel secondo cielo, detto veicolo non si disintegra in fretta, come avviene per le persone normali. Il fatto di essere di natura duplice, composta del corpo vitale e del corpo del desiderio, gli conferisce una coscienza personale del tutto insolita. Incapace di ragionare, ma astutamente scaltro, dà l'illusione di possedere un ego, una forza spirituale, caratteristiche e che lo rendono atto a vivere per dei secoli una vita indipendente. Durante questo periodo, lo spirito è entrato nel secondo cielo, ma non avendo fatto nulla sulla terra per desiderare o meritare un soggiorno prolungato, né lì né nel terzo cielo non gli resta che il tempo sufficiente per costruire un nuovo ambiente fisico. Perciò si reincarna più velocemente dell'uomo ordinario, al fine di soddisfare le sue brame di cose materiali che lo attirano ancora così fortemente. Quando questo spirito ritorna sul nostro globo, il corpo del peccato che aveva abbandonato è di nuovo potentemente attirato verso di lui, ridiventa per lui una dimora demoniaca. Alcune investigazioni fatte hanno comprovato che questa classe di creature senza anima regnava nei tempi biblici. È ad esse che allude il nostro Salvatore, come a demoni che sono la causa delle ossessioni e dei mali fisici diffusamente descritti nella Bibbia. A queste entità che abitano nel corpo del peccato, da esse stesse costruito, e che soffrono così a causa delle proprie azioni durante il periodo di espiazione, bisogna aggiungere due classi che si somigliano, ma che sotto certi aspetti sono diverse. Oltre alle gerarchie divine e alle quattro onde di vita di spiriti che attualmente si evolvono nel mondo fisico, il regno minerale, il regno vegetale, il regno animale ed umano, esistono altre quattro onde di vita che si manifestano nei mondi invisibili. Fra esse si trovano gli spiriti subumani, che sono chiamati elementali. Succede talvolta che uno di questi elementali si impossessi del corpo del peccato di un uomo appartenente ad una tribù selvaggia, dotando questa creatura di un'intelligenza supplementare. Quando lo spirito che ha generato tale corpo del peccato rinasce, la legge d'attrazione lo spinge verso un altro corpo di natura uguale.
l'elementale che continua ad animare questo corpo del peccato, apporta con la sua presenza un elemento aggiuntivo che fa dell'essere complesso così formato un'entità diversa dagli altri membri della tribù. E noi li vediamo assumere il ruolo di stregoni o di altra analoga condizione. Gli spiriti elementali che animano il corpo del peccato di tali uomini agiscono anche su alcuni medium in qualità di spiriti controllo e li soggiogano per anni, fino al momento della morte, quando gli elementali che esercitano un controllo assoluto sui veicoli del medium li espellono. Ora, i veicoli del medium contengono le esperienze di tutta la sua vita. Egli ne viene quindi completamente spogliato e la sua evoluzione ritarda per secoli. D'altra parte, non vi è alcuna potenza al mondo capace di costringere questi spiriti ad abbandonare un corpo una volta che se ne sono impossessati. Conseguentemente, benché l'esercizio della medianità possa non suscitare apparentemente nessun influsso malefico nel corso della vita, invece comporta un gravissimo pericolo dopo la morte della persona che ha permesso ad uno spirito di prendere possesso del proprio corpo.